Buonasera cari amici, ecco allora, come promesso, sono qua in diretta per parlare con voi e per esternarvi un po' i miei pensieri di questo periodo. Però per prima cosa iniziamo con il segno della croce e la preghiera a Maria, che tutto avvenga appunto sotto il suo manto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi chiedo cortesemente di attivare le notifiche e di condividere, se volete, questa diretta, così raggiungiamo più amici possibile, magari chiedendo anche di mettere un mi piace alla pagina, così iniziamo anche a crescere insieme. Se notate dall'altra volta ho cambiato camera perché in una casa con figli, nonni, cani, gatti, insomma, devo un po' migrare, quindi in tutto questo rosa c'entro in quanto è la cameretta di mia figlia. Allora, voi vi chiederete, ma come mai Angela vuole fare una diretta, anzi più dirette, perché questa è la prima che ci accompagnerà fino al 25 settembre. Che parla di politica e politica all'interno della fede. Non so, qualcuno di voi lo saprà, magari in tantissimi altri no, però io sono stata impegnata in un movimento politico in cui ho creduto veramente che si potesse fare la differenza, che è il popolo della famiglia, perché appunto andava proprio a difendere tutto l'ambito valoriale, quindi contrastava un po' tutta questa nefandezza che stiamo vivendo a livello appunto proprio politico. Sono stata candidata a capolista al Comune di Torino quando hanno vinto i 5 Stelle, l'Appennino, e sono stata capolista al Senato in Calabria e in entrambe le realtà ho portato un buon risultato, considerando che il movimento era nuovissimo e perché è stato fatto tutto in 2 mesi, sia su Torino che in Calabria, e considerando appunto che i temi affrontati potevano non piacere ai più. Ma non era quello il motivo di preoccupazione nostra, perché veramente ci abbiamo creduto in tutto quello che abbiamo fatto. Poi sono uscita, ho scelto di uscire, seppur ero insomma un esponente di rilievo in quel minuscolo movimento, perché purtroppo, per come intesa la politica nel nostro periodo storico, su tutto è basata tranne che sul bene comune. E proprio ho visto proprio in quel movimento, perché è quello che ho conosciuto, ma penso che così sia in tutti, le peggio cose, rapporti umani veramente basati solo sulla scorrettezza per poter raggiungere i propri obiettivi. Cioè, erano veramente tutti disposti anche ad uccidere metaforicamente il nemico, e il nemico era il proprio compagno di viaggio, ma nemico perché poteva probabilmente prendere qualche voto in più. E quindi veramente ho visto una guerra fratricida che mi ha veramente nauseata ed è quello il motivo per cui sono uscita. Poi una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, proprio perché io sono molto conosciuta, no, molto, sono conosciuta nell'ambito cattolico, perché mentre ero in politica, quelli che seguivano la politica mi avevano soprannominata la Madonnara, perché ero troppo di fede, mentre per tutti gli amici di preghiera ero troppo politica. E quindi si è creata questa divergenza di opinioni, dove in nessuno dei due ambiti è stato capito in realtà quello che io sentivo veramente fortemente nel cuore e quello che era il mio desiderio e quello in cui credo, perché secondo me la politica può funzionare esclusivamente in un unico modo, cioè sottomettendo alle leggi umane le leggi di Dio. Questo è l'unico modo. Perché tutti gli altri modi che abbiamo visto da sempre, abbiamo visto che non solo sono state un fallimento, ma sono state mano a mano, via via, sempre un peggiorare e un andare sempre più vicini al baratro. Una cosa che mi ha fatto riflettere nella mia vita è che ho fatto volontariato a Medjugorje durante la guerra. E per chi va a Medjugorje conosce la realtà che adesso si chiama di Sor Cornelia, ma all'epoca era di Sor Josipa.
E quindi veramente noi volontari eravamo, affrontavamo proprio nel vero senso la guerra, eravamo sotto i bombardamenti, sotto le mitragliate. Ma una cosa che a me ha colpito molto, e da quel momento per me è stato veramente un grande insegnamento di vita, è che Sor Josipa ha chiamato noi volontari, nella cucinetta, insomma, del luogo dove facevamo volontariato, e all'inizio ci ha un po' sberleffato, no? Ci ha detto, ah, voi siete volontari, e magari vi riempite anche la bocca, venite qua, affrontate la guerra, quando tornate in patria magari vi sentirete anche dei piccoli eroi. E noi non capivamo, ci guardavamo in faccia, dicevamo, ma perché dice questo, Sor Josipa? Poi è diventata seria, e lì è arrivato il grande insegnamento. Ha detto, ricordate bene una cosa, che se al centro del vostro volontariato non mettete Dio, prima o poi il vostro volontariato devierà, o metterete interessi personali, o non capirete il bisogno vero della persona che avrete di fronte. Ecco, e io allora a quel punto ho capito che qualsiasi cosa, non solo il volontariato, ma qualsiasi cosa, e soprattutto, scusatemi, ho la saliva che mi va di traverso, e soprattutto quel qualcosa che va a relazionare con gli altri, quindi è vero il volontariato, ma a maggior ragione di più la politica, ecco, se al centro non si mette Dio, prima o poi devia. E nella politica attuale lo vediamo, ma anche proprio la politica mondiale, lo vediamo ovunque, che questo non mettere al centro Dio, non sottomettere alle leggi umane, le leggi divine, porta alla tragedia umana. La realtà che ci circonda qual è la realtà italiana? Purtroppo noi siamo abituati a guardare il nostro piccolo orticello. Finché va tutto bene da noi, ce ne freghiamo degli altri. E soprattutto siamo divisivi, ma non è un essere divisivo per creare un attimo di riflessione e crescere poi insieme. No, siamo divisivi per partito, scusatemi un po' la parola, che divisivi per partito preso. Perché? Dividendo si pensa di essere i primi. Io sono divisivo non perché magari l'altra persona, e adesso parliamo di politica, abbia delle idee che non sono corrette o non sono giuste. Sono divisiva perché se quell'idea non è stata la mia, allora quella persona può avanzare e io non voglio essere il secondo, io voglio essere il primo. E vediamo questa miriade di partitelli che non supereranno lo zero virgola, ma rimangono radicati nel loro volere essere loro. E quindi anche qui abbiamo i grandi partiti che hanno fatto dell'Italia uno scempio, e abbiamo i partitelli che, se uniti, avrebbero potuto portare veramente la differenza, avrebbero potuto portare veramente la novità, e invece no, abbiamo lo zero virgola. Purtroppo gli italiani non capiscono che solo l'unità crea la vera forza, e gli italiani non capiscono che chi divide è quello del piano di sotto, mentre chi unisce è Dio. Quindi già da questo, guardando la politica, possiamo guardare e capire chi è che fa ciò che ci viene insegnato. Io adesso mi sto rivolgendo ai cattolici ovviamente in particolare, ma anche a tutti gli altri uomini e donne di buona volontà che comunque sono stanchi di questa bruttura che ci hanno veramente svalangato in questo nostro bel paese. Eravamo una potenza economica mondiale e siamo arrivati a essere l'ultima ruota del carro oltre al terzo mondo. Un'altra cosa che io ho riflettuto in questi giorni, come si può fare una bella politica o una brutta politica, è ad esempio lo slogan di Chiara Ferragni che ha detto stop alla politica della destra, è ora di agire, riferita al voler portare avanti la legge iniqua dell'aborto, che grida vendetta agli occhi di Dio. Allora, abbiamo visto una Chiara Ferragni che ha detto questo, ma abbiamo avuto noi una bellissima e grandissima figura, che è Chiara Corbella, che lei ci ha dimostrato con le tre gravidanze che ha portato, offrendo, immolandosi proprio nella propria vita. Abbiamo visto quando, alla fine della prima gravidanza, quando lei non ha voluto abortire, seppur conosceva già l'esito di quello che sarebbe avvenuto, cioè la sua bambina era gravemente malformata
Maria Grazia Letizia non sarebbe sopravvissuta, ecco, lei ha detto: io non me la sentivo proprio di andare contro di lei, volevo sostenerla come potevo e non sostituirmi alla sua vita. Ecco, se si facesse una politica che andasse a utilizzare i soldi che oggi, soldi di noi, come dire, popolo che diamo alle casse dello Stato, se quei soldi venissero utilizzati per aiutare le mamme, perché io che sono stata per 9 anni, quasi 10, presidente di un centro aiuto alla vita, so per certo che nessuna mamma vuole veramente abortire, e se a quella mamma viene dato anche un piccolissimo aiuto a cui aggrapparsi, ecco, quella vita sicuramente nasce. Allora, anziché utilizzare tutti i fondi per l'aborto, ecco, sarebbe bene utilizzarli per la vita, far nascere quelle persone che ora mancano all'Italia, e come ha detto la Bonino, dobbiamo far venire gli immigrati perché manca la forza lavoro. Ecco, no, dobbiamo ricordare la Bonino che grazie alla sua legge orribile che ha voluto a tutti i costi, per la quale si è battuta attivamente da sempre, ecco, grazie a quello in Italia mancano all'appello quei numeri che ora lei reclama come far venire qua persone di altre nazioni, ecco. Quindi, se noi non facciamo una scelta consapevole, slegata da quelli che sono interessi personali, interessi di partito, bisogna avere il coraggio di andare anche agli interessi di partito, se la verità è un'altra, e se non facciamo una scelta appunto consapevole, ripeto, slegata da quegli interessi nostri personali, piuttosto che dettata da una mala informazione, allora, dico, meritiamo tutto quello che ci viene fatto. E quindi non dovremmo nemmeno lamentarci. La priorità, secondo me, oggi è più che mai informarsi, capire e decidere. E come diceva Padre Livio in tempi non sospetti, quando si dice decidere bisogna recidere, quindi tagliare con il male. E con il male non si dialoga, tantomeno si scende a compromessi, quei fantomatici compromessi che tanto si sentono in politica, dobbiamo appunto scendere a compromesso per... No, nessun compromesso. Pane, pane, vino al vino, il bene qua, il male là, non c'è zona franca. O sei dalla parte del bene o sei dalla parte del male. E questo ce lo insegnano Gesù e Maria, perché Gesù in ogni sua scelta è sempre stato radicale. E Maria ci ha donato la sua bellezza e il suo amore, e la sua bellezza è tale, l'ha detto lei a Medjugorje, perché ama. E l'amore non può portare altro che il bene. Tornando invece all'analisi politico, diciamo, io penso che se oggi ci troviamo dove tutti sappiamo, ed è chiaro ed evidente a tutti, questo non è un caso, questo non è un'evoluzione infausta che mano a mano, andando e vedendo, è capitato. No, noi oggi ci troviamo qui perché i politici, tutti, non escludo nessuno, caparbiamente hanno voluto portarci a questo punto. E questo purtroppo è solo l'inizio. Il peggio deve ancora venire. Nemmeno un bambino dell'asilo avrebbe potuto fare tutti gli errori grossolani, se così si possono definire, per portarci nel baratro in cui ci troviamo. Noi, cari amici, non siamo più sull'orlo del precipizio, ma siamo già caduti dentro questo precipizio. E ora, cari amici, dobbiamo solo, assolutamente, trovare un appiglio per salvarci. L'appiglio a questo punto può arrivare da due situazioni. L'azione, quindi scegliere, capire, guardare, aggrapparci e pregare, perché solo Dio in questo momento ci può aiutare. Siamo anche certi di una cosa, sicuramente gli inferi non prevarranno, quindi questa politica demoniaca che ci sta ottenebrando, schiacciando, che ci sta distruggendo, sicuramente sta facendo i conti senza l'osso, e sicuramente con i tempi di Dio che non sappiamo quali sono, e sicuramente dopo la purificazione che meritiamo comunque, perché comunque con tutto questo male che ci circonda, secondo me siamo peggio, oltre
Sodoma e Gomorra, con tutto quello che stiamo vivendo. Ecco, quindi assolutamente secondo me la purificazione, quindi questa tribolazione che dovremo affrontare è sicuramente permessa, ma sicuramente gli inferi non prevarranno e il cuore immacolato di Maria trionferà. E questa è la speranza che comunque la Madonna Medjugorje ci dà sempre. E questa è la speranza che dobbiamo avere noi. Ed è in questa speranza che dobbiamo decidere da quale parte stare. Non dobbiamo essere complici. Dobbiamo essere parte attiva della storia. Perché come dice Maria Medjugorje, ci chiede di pregare, certo, al primo posto, questo non mi stancherò mai di dirlo, ma di essere le sue mani tese. Quello significa che ognuno di noi deve fare la propria parte, con i propri carismi, con le proprie ispirazioni. Carismi e ispirazioni che vengono guidate comunque dalla preghiera, ovviamente, perché lo Spirito Santo ci illumina attraverso la preghiera. Quindi noi abbiamo questo grande compito di fermare tutto questo male dilagante e nessuno di noi può esimersi da questa realtà. Perché comunque, ripeto, non c'è zona franca. O stiamo dalla parte del bene o stiamo dalla parte del male. O siamo persone che scelgono coerentemente o siamo complici. Quindi anche votare il partito o il movimento sbagliato, io parlo sempre in termini spirituali, non è una cosa che finisce lì con la crocetta che mettiamo dietro quella tenda. No, è alla croce di Cristo che dobbiamo far riferimento quando andremo a votare. Quella è la vera croce che dovremmo mettere il giorno che decidiamo, se decidiamo di andare a votare e se andremo a votare. Perché, cari amici, io non credo nemmeno, perché sono talmente furbi questi nostri, furbi tra virgolette ovviamente, politici, che secondo me questo è anche un teatrino che stanno facendo, perché può anche essere che non ci arriveremo. Quello che apparentemente sta avvenendo in termini umani, quindi la guerra, qualsiasi cosa, il Covid, qualsiasi cosa, il disagio sociale che stiamo vivendo, in realtà altro non è che la battaglia finale tra il bene e il male, ed è per questo che, ripeto, noi dobbiamo scegliere da quale parte stare. E la Madonna nel 2000 a Medjugorje ha detto che Satana è slegato dalle catene. E le leggi demoniache che sono attuali, che sono opposte alle leggi di Dio, lo dimostrano. In questo momento io mi riferisco sempre a noi italiani, io paragono il momento attuale al Titanic. Noi siamo ancora lì che stiamo ballando nel salone del Titanic, dove stiamo ancora godendo di una vita che apparentemente è normale, ma c'è già l'iceberg lì di fronte contro cui andremo a sbattere e che poi produrrà l'effetto devastante che abbiamo visto. L'unica nostra scialuppa, cari amici, è la preghiera. E i remi per arrivare a riva sono le nostre scelte consapevoli, slegate da qualsiasi interesse privato. L'altra domenica ho ascoltato a messa la catechesi e mi ha colpito molto una frase che ha detto il sacerdote, no? Noi dobbiamo sempre scegliere senza aspettative, ma solo per il bene comune. Ecco. Quindi noi non dobbiamo scegliere chi votare perché ci aspettiamo che quella persona faccia cosa non ha mai fatto in questi decenni, anzi quello che finora non solo non hanno fatto, ma che hanno portato al peggioramento del peggioramento del peggioramento. Quindi quando noi andremo a votare non dovremo avere nessuna aspettativa che queste persone facciano realmente qualcosa per noi, perché ce l'hanno dimostrato. Quindi dobbiamo avere come linea, se c'è, e poi fra un po' di puntate vi dirò il vero pensiero finale che ho, come linea dobbiamo avere, estrainandoci dalle aspettative, quello di pensare di votare chi veramente si sta battendo per il bene comune. Appunto, io farò una serie di dirette, una serie di analisi e insieme vorrò crescere insieme a voi in questi giorni,
che mancano fino al 25 per capire realmente in quale direzione mi sono orientata, perché ancora sto valutando, sto meditando, sto pregando, sto chiedendo luce, eccetera. E poi vi dirò anche su verso cosa, chi mi orienterò eventualmente. Perché io prima vi ho detto che non sono nemmeno tanto convinta che si andrà a votare? Perché notizia di pochi giorni che il Vaticano ha comandato entro fine settembre che tutti i beni mobiliari vengano immobiliari vengano dirottati verso lo IOR. E quindi anche questo è un segnale, insomma, importante, direi. Un'altra cosa, un altro riferimento, ma poi arriverò all'analisi vera che parte dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Adesso questo è un preambolo semplicemente che sto facendo. Un altro, come dire, un altro riferimento che io ho per valutare è che mia madre, ad esempio, mi ha cresciuta dicendo: non ti basare su quello che dicono le persone, ma guarda quello che fanno. Ecco, noi in questo periodo sentiremo tante parole, saranno tutti belli, tutti bravi, tutti propositivi, tutti che cercheranno di salvarci da questa crisi economica, e il gas, e la guerra, e il Covid, e ci tengono tanto alla nostra salute e ci fierano anche se noi non vogliamo, ma loro sanno più di noi qual è il nostro bene, quindi ci stanno facendo di tutto, ecco, e sono buonissimi loro, ecco. In questo periodo con le parole sono più che mai belli e bravi tutti, e c'è anche chi è più bravo di altri con le parole, ma se noi guardiamo i fatti ci rendiamo conto che quelle parole sono vane e vuote. Dobbiamo anche, secondo me, guardare oltre i fatti i patti che stringono, con chi, quali piccole alleanze fanno, perché prima ho detto bisogna allearsi, ma in forma grande, no quei partitelli di beneficio sempre per l'interesse personale di, no. Approfondiamo tra l'altro ogni persona della lista, ogni persona candidata di lista, quali qualità umane e intellettive hanno, perché non ci possiamo aspettare del bene da chi il bene non fa. Non ci possiamo aspettare, io conosco ad esempio dei senatori che dico, li chiamo senatori per caso, non hanno capacità veramente umane, capacità valoriali, capacità di analisi, sono veramente degli involucri vuoti messi lì per essere, come dire, girati dalla parte che interessa a chi è più in alto. Secondo me, oltretutto, non dobbiamo cadere nella trappola del voto utile. Perché? Perché se loro vogliono il voto, noi non dobbiamo scendere a dargli un voto utile. Noi dobbiamo dargli un voto che meritano. Avevano solo questi signori da lavorare bene, e allora noi non dovremmo dare un voto utile, dovremmo dare un voto convinto. E se è utile, non è convinto. Non dobbiamo, secondo me, nemmeno cadere nella trappola del minor danno. Non c'è minor danno o maggior danno, come non c'è un piccolo peccato o un grande peccato. C'è il danno e c'è il peccato. Quindi queste, cari amici, secondo me, sono trappole di cui dobbiamo tener ben conto. Sono veramente decenni e decenni che continuiamo a fidarci veramente e a dare il voto utile e scegliere il minor danno, ma sono decenni che vediamo, come ho detto prima, che non solo non cambia nulla, ma oramai siamo arrivati ad un peggioramento che peggio di così non si può. È stato creato veramente un cancro che ha mangiato l'Italia. Un cancro con tante metastasi che ha portato veramente in fin di vita il paziente Italia. Ci hanno insegnato a vivere il patriottismo come se fosse la peste, quando in realtà dovrebbe essere la nostra identità, le nostre radici di cui non vergognarci.
Ma siccome ci stanno togliendo tutte le identità, ovviamente ci hanno tolto anche quella di un sano patriottismo. Noi, devo essere sincera, lo abbiamo permesso, perché siamo un popolo di viziati. Se dobbiamo scegliere, scegliamo quello che ci piace, quello che ci fa divertire. La Madonna, ricordiamo sempre a Medjugorje, ci dice che Satana fa cadere i giovani tramite i divertimenti. E io ci aggiungo anche i meno giovani, perché dal ragazzino all'ottantenne, tutti che ci vogliamo divertire. Tutti scegliamo quello che ci fa godere, mangiare, bere, ballare, vacanze, auto, case, vestiti, gioielli, finché c'erano queste cose. Ma non abbiamo capito una cosa, che il demonio ci promette delle cose che non mantiene. Finora ci ha fatto cadere nel peccato incancrenito attraverso il mangiare, il bere, il ballare, le vacanze, l'auto, case, vestiti, gioielli, innamoramenti, tradimenti, ecco. Ma ora ci ha tolto tutto. Quindi non avremo nemmeno più quello che ci ha dato finora per allontanarci da Dio. Perché ci aspetterà, penso che lo avete capito tutti, un autunno e un inverno che andrà di male in peggio. Sarà già tanto se riusciremo a mettere un mangiare frugale sul tavolo, altro che MasterChef e chi più ne ha più ne metta. Altro che pensare a vacanze, auto e tutto quello che ho detto finora. Però mi domando anche, cari amici, viziati come siamo, saremo pronti ad affrontare gli anni bui che ci attendono? Io penso proprio di no. Però c'è sempre un'unica soluzione. Solo Dio potrà darci la forza. Perché, cari amici, dobbiamo tenere ben presente che qualsiasi governo attuale di quelli che conosciamo, e presumo anche quelli che stanno cercando di farsi largo, perché ci hanno dimostrato che non sono stati in grado di unirsi, ecco, tutti sono incarinati in una dinamica di potere dove sono semplicemente burattini, che seguono gli ordini dei burattinai. E lo vediamo negli inspiegabili dietro front di un Salvini che andava dritto per la tangente e poi ha deviato, non si capisce bene dove. Un Di Maio con tutti i grillini, cioè erano duri e puri e poi peggio degli altri. Dovevano essere il cambiamento e sì, il cambiamento c'è stato, in peggio. Dalla padella alla brace. Allora, cari amici, io vi dico che per quel che mi riguarda, se esisterà un partito, un movimento che non si scanni dietro, ma e quindi è lì che dobbiamo capire anche chi c'è, le dinamiche che ci sono all'interno e quant'altro, che difendano la vita, la famiglia, perché Sor Lucia Fatima ha detto che l'ultimo attacco del demonio contro l'umanità sarà contro la famiglia, uomo o donna, Dio li creò, quel tipo di famiglia. Chi si occuperà di difenderci dal Green Pass, dai vaccini, visto che sappiamo ora benissimo che ci sono le conseguenze, che ci hanno fatto firmare un libero consenso segregato dal segreto militare, che c'erano delle cure domiciliari che non sono state fatte e che adesso, oh, guarda caso, con quelle forse si poteva guarire. Se c'è un movimento, un partito che non invia più armi all'Ucraina, ad esempio, e non c'è solo la guerra dell'Ucraina, ma adesso ci sponsorizzano quella perché devono farci credere che tutto parte da lì, quando in realtà non è reale. Quando ci sarà un partito che veramente farà sì che faremo un'accoglienza sostenibile? Quando ci sarà un partito che veramente creerà posti di lavoro, ma non solo in campagna elettorale? Quando ci sarà un partito che veramente si occuperà dei nostri giovani, della nostra sicurezza e non solo in campagna elettorale? Quando ci sarà un partito che ricostruirà le zone terremotate prima di mandare soldi ovunque, tranne che nella propria Italia, soldi dati allo Stato da noi che lavoriamo e siamo gli unici non tutelati? Ecco. Quando ci sarà una politica che sarà al servizio del cittadino e non viceversa, allora sì, potremo votare senza essere complici.
Io, se mi guardo intorno, vedo l'inferno e penso che anche voi lo potete vedere, ma questo inferno lo hanno creato i nostri politici. E ora in campagna elettorale ci promettono, sapendo di mentire, che se andranno a governare risolveranno i problemi, come hanno sempre detto e come non hanno mai fatto. Quindi possiamo crederci? Certo che no. Detto questo, voglio, come dire, partire a questo punto da una linea. Io userò una linea guida che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Ad esempio, troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica la legge morale, troviamo, dove nel punto 1951 viene detto: la legge è una regola di comportamento emanata dall'autorità competente in vista del bene comune, quel solito bene comune di cui vi parlavo. La legge morale quindi suppone l'ordine razionale stabilito tra le creature per il loro bene e in vista del loro fine, dalla potenza, della sapienza, della bontà del creatore. Ogni legge trova nella legge eterna la sua prima e ultima verità. Quindi ogni legge umana trova nella legge eterna, quella di Dio, quello che ho sempre detto io già da anni, quindi sottomettere le leggi umane alle leggi di Dio, la sua prima e ultima verità. Non ce n'è altre. La legge è dichiarata e stabilita dalla ragione come partecipazione alla provvidenza del Dio vivente. Quindi l'ordinamento della ragione, questo è ciò che si chiama legge, ordinamento della ragione. L'uomo è il solo tra tutti gli esseri animati che possa gloriarsi, sempre questo detto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ad essere stato degno di ricevere una legge da Dio. Partiamo dai 10 comandamenti, la legge, le tavole da Dio. Quindi noi uomini siamo veramente gli unici tra tutti gli esseri viventi a essere stati degni, proprio scritto la parola degni, di ricevere una legge da Dio. L'animale dotato di ragione, capace di comprendere e di discernere, egli regolerà la propria condotta valendosi della sua libertà e della sua ragione. Quindi siamo più che animali, no? Abbiamo una ragione e quindi dobbiamo capire, con una docile obbedienza, seguire ciò che Dio ci ha affidato. Nel punto 1952 c'è scritto: le espressioni della legge morale sono diverse e sono tutte coordinate tra loro, quindi prevedono tutte, le leggi morali prevedono tutto. La legge eterna, fonte in Dio, di tutte le leggi, la legge naturale, la legge rivelata, che comprende la legge antica e la legge nuova o evangelica. Infine le leggi civili ed ecclesiastiche. La legge morale, nel punto 1953, trova in Cristo la sua pienezza e la sua unità. Quindi noi dobbiamo trovare nella legge morale la pienezza e l'unità a Cristo. Gesù Cristo in persona è la via della perfezione. È il termine della legge perché egli solo insegna e dà la giustizia di Dio. Il termine della legge quindi è Cristo, perché sia data la giustizia a chiunque creda. Per quanto invece riguarda la legge morale naturale, sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è scritto che la legge naturale è iscritta e scolpita nell'anima di tutti i singoli uomini. Quindi questa legge naturale, che ne dicano, volendoci far credere che uomo, donna, quello che uno sente, no, perché la legge naturale è iscritta e scolpita nell'anima di tutti i singoli uomini. E infatti è vero, se noi ci guardiamo dentro lo sappiamo anche molto bene. Essa infatti, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è la ragione umana che impone di agire bene e proibisce il peccato. Quindi la legge naturale proibisce il peccato perché impone di agire bene. Questa prescrizione dell'umana ragione però non è in grado di avere la forza di legge se non è la voce e l'interprete di una ragione più alta alla quale il nostro spirito e la nostra libertà devono essere sottomessi. Quindi se noi non preghiamo, se noi, come dice Visca Medjugorje, non diamo
l'acqua ogni giorno per annaffiare la rosa della nostra fede, ecco, non riusciamo ad avere questo dialogo per seguire veramente la legge morale, per farla diventare, per attuarla nella legge naturale. Ancora nel punto 1955 è scritto: la legge divina e naturale mostra all'uomo la via da seguire per compiere il bene e raggiungere il proprio fine. La legge naturale indica le norme prime ed essenziali che regolano la vita morale. Quindi la legge naturale, ancora prima che la legge morale, indica le norme prime ed essenziali per regolare la vita morale. Ha come perno l'aspirazione e la sottomissione a Dio. Quindi noi siamo certi che una legge naturale e morale è corretta, questa è la nostra linea guida, se ha come perno l'aspirazione e la sottomissione a Dio, fonte e giudice di ogni bene, altresì senso dell'altro come uguale a se stesso. Non dobbiamo vedere l'altro come una persona da sottomettere, da schiacciare, no, o da usare, come stanno facendo i nostri politici con noi, che ci stanno spremendo come limoni. No, bisogna vedere l'altro come uguale a se stesso. Nei suoi precetti principali essa è esposta al decalogo. Questa legge è chiamata naturale non in rapporto alla natura degli esseri irrazionali, ma perché la ragione che la promulga è propria della natura umana. Cosa ci differenzia noi dagli animali? E perché Dio si è degnato di darci la legge? Perché abbiamo una ragione. E noi questa ragione dobbiamo usarla. E questa ragione, per usarla bene, dobbiamo farci ispirare dallo Spirito Santo. E affinché ciò avvenga, dobbiamo pregare. Quindi c'è tutta una serie di comportamenti da adottare. Ma che noia, pregare. Ah, ti piace avere lo stipendio? Vai a lavorare. Ti piace allora essere in grazia, che dovrebbe essere mille volte meglio dello stipendio, perché ti dà poi accesso alla vita eterna, non questa vita limitata? Allora dobbiamo pregare. Ogni legge giusta si trasferisce nel cuore dell'uomo che opera la giustizia, c'è scritto sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, non emigrando in lui, ma quasi imprimendosi in lui. Quindi il cuore dell'uomo, che in televisione ci facciano tutti gli slogan, ci facciano tutte le serate su poverino, gli è successo questo, poverino, gli è successo bullismo, di qua e di là. No, se ci guardiamo nel cuore, ognuno di noi sappiamo qual è la giustizia, la realtà da seguire. La legge naturale altro non è che la luce all'intelletto, dell'intelligenza infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce o questa legge Dio l'ha donata alla creazione. Quindi noi tutti siamo in grado di capire qual è realmente la legge naturale. Allora, cari amici, sapete perché ad esempio le lobby LGBT o la massoneria o la TV di Stato cerca di mettere il bavaglio a quelle piccole e insignificanti persone che cercano di dire la parolina che fa tornare alla legge naturale, perché è infusa da Dio nei nostri cuori. Hanno il terrore che venga risvegliato questo ricordo, perché a furia di questi tantan mediatici, a furia di questa informazione pilotata, ecco, hanno fatto addormentare le coscienze. E noi l'unico modo che abbiamo per risvegliare la coscienza è la preghiera. Non c'è altro, cari amici. Nel punto 1956, sempre del Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è scritto: presente nel cuore di ogni uomo e stabilita dalla ragione, la legge naturale è universale nei suoi precetti e la sua autorità si estende a tutti gli uomini. Esprime la dignità della persona e pone la base dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali. Quindi, cari amici, non c'è lingua, non c'è colore, non c'è nazione, non c'è cultura, non c'è nulla che ci rende diversi. Perché la legge naturale è universale. Perché a Medjugorje, seppur si parlano mille lingue diverse, è una Babele al contrario?
ci si sente tutti uniti, si respira tutti la stessa aria, la stessa pace, si è tutti certi della stessa sensazione, perché c'è un qualcosa di naturale che avvolge i nostri cuori. E nessuno può venirci a dire qualcosa di diverso, perché la legge naturale, che è universale, è nel nostro cuore. Allora, non facciamoci addormentare la mente, non facciamoci addormentare la coscienza. Diventiamo veramente gli attori principali di quella che è la nostra vita, a 360 gradi. Non facciamoci iniettare quello che noi non vogliamo. Non facciamoci comandare da persone che non hanno il diritto di comandarci, perché ci stanno distruggendo. Noi abbiamo il potere, abbiamo il dovere di cambiare questa realtà. Bene, cari amici, continuando sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è scritto: certamente esiste una vera legge. E la vera legge è una, non ce ne sono diverse. Certamente esiste una vera legge, è la retta ragione. Essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini e tutto quello che ci siamo detti finora. È immutabile ed eterna. Non è vero che con il tempo bisogna cambiare, no, perché la legge naturale è immutabile ed eterna. E non è vero che è Dio che si deve piegare verso di noi, ma è l'uomo che deve anelare a Dio. Sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è scritto: i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore. Quindi se c'è una legge che vieta qualcosa, ci dovrebbe essere una legge che vieta l'aborto, ad esempio. Ecco, questa ci tratterrebbe dall'errore dell'aborto, perché io, che sono stata, vi ho già detto, presidente di un centro aiuto alla vita, vi posso assicurare che tutte le mamme che hanno abortito, seppur lo Stato glielo permetta, seppur lo Stato gli dica sì, fallo, è giusto, tutte si sono pentite, chi prima chi dopo, perché la legge naturale e morale che abbiamo nel cuore parla. Nessuna mamma che ha tenuto la creatura che Dio gli ha donato si è mai pentita, anzi, quella creatura è stata l'amore della vita di quella donna. Quindi il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che è un delitto sostituire la legge naturale, morale, con una legge contraria. È proibito non praticarne una sola disposizione, nessuno poi può abrogarla completamente. Anche se appunto stanno tentando di abrogare le leggi naturali e morali, qua c'è scritto che nessuno può abrogarla completamente, ed è vero, perché ci sarà anche solo un uomo nel mondo che su ispirazione divina dirà la verità e quell'uomo risveglierà le coscienze. Certo, più ce ne sono e meglio è. Nel punto 1957 del Catechismo della Chiesa Cattolica è scritto: l'applicazione della legge naturale si diversifica molto. Può richiedere un adattamento alla molteplicità delle condizioni di vita, secondo i luoghi, le epoche, le circostanze. Tuttavia, nella diversità delle culture, la legge naturale resta come una regola che lega gli uomini tra loro e ad essi impone, al di là delle inevitabili differenze e principi comuni. La legge naturale è immutabile, ripete, e permane inalterata attraverso i mutamenti della storia, rimane sotto l'evolversi delle idee e dei costumi e ne sostiene il progresso. Non cambia, anche se ne sostiene il progresso. Dovrebbe migliorare. In realtà i nostri politici, i nostri blogger, i nostri opinionisti stanno facendo come i gamberi, no? il cammino inverso. Le norme che la esprimono restano sostanzialmente valide, sempre. Anche se si arriva a negare i suoi principi, non la si può però distruggere, né strappare dal cuore dell'uomo. Sempre risorge nella vita degli individui e della società, quello che dicevo prima. Non ci sarà nel mondo il silenzio sulla legge morale naturale, perché anche solo una persona richiamerà ad essa.
San Francesco cosa ha fatto? Ha rinnovato la Chiesa, un uomo, con Santa Chiara poi in due, e poi tutti gli altri, che sono stati risvegliati da quel richiamo fortissimo, perché è naturale, morale, eterno e universale nel cuore degli uomini. La tua legge, Signore, c'è scritto sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, condanna chiaramente il furto e così la legge scritta nel cuore degli uomini, legge che nemmeno la loro malvagità può cancellare. Cambiando argomento, sempre rimanendo uniti al Catechismo della Chiesa Cattolica, vi richiamo ancora un ultimo punto e vi do un'ultima informazione. Nel punto 2431 la responsabilità dello Stato, c'è scritto, suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie delle libertà individuali e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Allora, perché vi ho preso questo pezzo? Perché vi voglio parlare della proprietà privata. Qua ho anche richiamato la moneta stabile attraverso questo passaggio del catechismo per dire che la nostra moneta oramai non esiste più e la lascio per la prossima volta. Ma per quanto riguarda la proprietà, vi do una notizia che, guarda caso, i media non hanno minimamente, come dire, parlato, non ce lo hanno detto, guarda caso si sono dimenticati. Ho seguito una diretta in cui ha parlato l'avvocato Andrea Oddo e ha approfondito la lettura del decreto legge del 9 agosto, quindi roba molto recente, il numero 115, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale proprio il 9 agosto, dal titolo Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Questo ovviamente è un decreto lungo e articolato, ovviamente per non far capire niente alle persone normali, ma meno male che ci sono dei professionisti che si prendono il mal di pancia di spiegarci qualcosa, no? E come ha detto questo avvocato, nello specifico di questo decreto legge del 9 agosto sono stati segnalati due articoli molto pericolosi per noi italiani, e sono l'articolo 24, intitolato Iniziative multilaterali in materia di salute, e l'articolo 32 intitolato ad interesse strategico nazionale. Tenendo conto che un governo dimissionario rimane in carica per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione, ecco, il nostro caro signor Draghi ha pensato bene di fare qualcosa di ben più corposo che affari correnti e ordinaria amministrazione. Perché? Nell'articolo 24, comma 1, praticamente ha istituito un fondo apposito di 200 milioni di euro per l'anno 2022, considerando tra l'altro che siamo già a settembre, insomma, 200 milioni di euro buttati così, su due commi, comma A e comma B. Comma A, 100 milioni di euro vengono dati presso la Banca Mondiale, è stato istituito un fondo appunto di 100 milioni di euro, cioè regalati, per aiutare i paesi in via di sviluppo a comprare i vaccini. E sono stati donati, questo nel comma B, altri 100 milioni di euro alla Gavi Alliance, che è un ente di cooperazione mondiale tra soggetti pubblici e privati, che ha lo scopo di assicurare l'immunizzazione di tutti. In particolare si prefigge di salvare la vita di bambini e proteggere la salute generale, aumentando l'accesso all'immunizzazione ai paesi poveri, perché non sono contenti di aver immunizzato gran parte del mondo, devono finire il lavoro sporco. E questo fondo raccoglie appunto governi, istituzioni, donatori privati e fondazioni, tra cui, udite udite, la fondazione di Bill e Melinda Gates. Quindi, visto che ne avevano bisogno, l'Italia, anziché pensare ai suoi poveri, alla crisi energetica, al fatto che tanti rimarranno disoccupati, eccetera, eccetera, seppur il suo mandato attualmente non glielo permetteva, ha comunque regalato 200 milioni di euro per, come vi ho detto. Che dirvi, in un momento in cui abbiamo il costo dell'energia fuori controllo, con conseguenze a breve termine su costi di produzione di tutti i beni che andranno alle stelle, in Libano, cari amici,
io conosco un sacerdote che lì ha la messa per i poveri, lo stipendio di un medico serve a fare un pieno di benzina. Non hanno i soldi per comprare il pane. E il Libano non è solo lì. Tutti possiamo diventare Libano. Senza contare che i nostri governanti non si rendono conto che molti italiani perderanno il lavoro. Mancano sempre più materie prime. Ho cercato su tutta l'autostrada italiana Torino-Venezia uno di quei fermacollo di quando si dorme, non ne ho trovato uno perché dalla Cina non arriva più niente, senza contare tutte le materie prime che ci siamo rendendo conto che mancano. 2 anni di pandemia alle spalle, siccità a mio avviso provocata, perché oramai questa è una guerra, si sono impossessati del clima per farci la guerra. Abbiamo regalato milioni di euro a Zelensky, che tradotto, andate su Google Traduttore, toglietemi uno sfizio, andate su Google Traduttore e scrivete Zelensky, quindi Zelensky staccato. Scrivete su Google ucraino Zele staccato Ski, la traduzione letteraria è il male. Quindi noi abbiamo, governanti italiani, non noi, perché noi italiani non l'avremmo mai fatto, hanno dato milioni di euro a il male per sostenere una guerra che ha provocato migliaia di morti, oltre a dargli armi, ecco, di cui siamo, come dire, complici di quelle morti. Anche perché la nostra fede ci insegna la difesa, non l'offesa. E nel momento in cui noi italiani stiamo armando un altro popolo, stiamo partecipando attivamente a un'offesa. Ma adesso arriviamo all'articolo 32 che parla di vincolo espropriativo, perché, come vi ho detto prima, nel Catechismo della Chiesa Cattolica ci viene ribadito che la proprietà individuale deve essere garantita a livello politico. Ecco, nell'articolo 32, firmato appunto il 9 agosto da Draghi, parla di un vincolo espropriativo. Non leggo tutto l'articolo, ma è riassunto in pratica, e che il governo indicherà, grazie a questo articolo, quindi a questa legge, alcuni settori, ad esempio l'intelligenza, guarda caso queste cose, queste novità, l'intelligenza artificiale, la transizione ecologica, le batterie green, internet, 5G e altre cose di questo genere, e dice: se lo Stato o un privato vuole fare una bella opera in merito a quanto fu descritto, quindi 5G, quello che vi ho appena detto, eccetera, eccetera, ha la possibilità di espropriare i terreni e gli spazi dei privati cittadini, sia per l'opera che per la servitù. Questo, cari amici, significa che società o privati che vogliono realizzare tali opere possono venire da noi privati cittadini e prendersi il nostro terreno di riferimento per il loro utilizzo. Quindi, cari amici, è arrivato il momento in cui le nostre proprietà non sono più garantite. Ma questo nel silenzio totale, in un momento dove sta succedendo di tutto, in un momento dove il governo non avrebbe queste competenze, ecco, ci infilano la suppostina. E chissà quante altre cose ci infileranno da qua a breve termine. Quindi vi ricordo che nel Catechismo della Chiesa Cattolica, appunto 2431, la responsabilità dello Stato è scritto: l'attività economica, in particolare quella dell'economia di mercato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico. Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie della libertà individuale e della proprietà. Assolutamente disattese. E quindi noi dovremmo votare chi, visto che in Parlamento tutti sanno e tutti hanno taciuto e tutti hanno supportato quest'ulteriore scempio? Secondo me c'è poco da scegliere. Bene, arrivo alla conclusione, cari amici, e vi dico che questa è la prima di una serie di dirette, appunto, Facebook, che farò da qui al 25 settembre, se andremo a votare, perché io non ne sono ancora convinta per quello che vi ho detto prima.
E alla fine di questo periodo, in base a tutte le analisi che faremo insieme, io parlerò a voce alta e voi vi risponderò poi quello che mi scrivete e andrò a vedere, dirò quale sarà la mia personale posizione in merito al voto. Concludo questa diretta con un messaggio preso a caso dalla mamma celeste e vediamo lei che cosa desidera dai nostri cuori, dire ai nostri cuori. Messaggio del 25 febbraio 2013. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Il peccato vi attira verso le cose terrene, ma io sono venuta per guidarvi verso la santità e verso le cose di Dio. Ma voi lottate e sprecate le vostre energie nella lotta tra il bene e il male che sono dentro di voi. Perciò, figlioli, pregate, 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 affinché la preghiera diventi gioia per voi e la vostra vita diventerà un semplice cammino verso Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Io ero certa che, aprendo a caso, la Madonna dava sicuramente un messaggio a tema e, se vogliamo rifletterci, ha veramente centrato il tema. Vi chiedo ancora, cari amici, di attivare le notifiche e condividere, se volete, questa diretta. Vi ringrazio, vi auguro una santa notte e voglio concludere questa diretta di nuovo con un Ave Maria. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ciao.